Con l'arrivo dell'estate, la domanda che tempo fa è all'ordine del giorno. La speranza è sempre quella di trovare sole, caldo e cielo azzurro, ma negli ultimi anni la pioggia non esita a far visita ai vacanzieri in spiaggia. Oggi ci si affida ad internet per programmare le vacanze. Sono decine i siti web che forniscono indicazioni sul meteo. C'è addirittura chi prevede il tempo un mese prima e chi indica l'ora esatta della pioggia. Non sempre, però, bisogna riconoscerlo, le previsioni sono precise. È per questo che gli albergatori romagnoli si sono scagliati contro siti e applicazioni, colpevoli, secondo loro, di allontanare i turisti timorosi del maltempo. Le previsioni più difficili sono quelle a brevissima scadenza, cioè in molti casi, questo in caso di attività temporalesca, nelle prossime 2 ore e paradossalmente anche nella lunga scadenza. Oltre i 7-8 giorni le previsioni diventano alquanto complesse. Diciamo che è sempre meglio comunque non andare oltre, cioè mettere una previsione quando si ha una buona sicurezza. L'ottimo non si potrà mai raggiungere. Satelliti, computer e nuove tecnologie orientano e facilitano le previsioni, ma gli esperti consigliano anche un vecchio metodo, quello di guardare il cielo con i propri occhi. Il primo aspetto significativo da osservare sono le nuvole. Le nuvole, la loro forma, la loro distribuzione, la loro evoluzione sono dei eccezionali indicatori dell'evoluzione del tempo.